Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 9 aprile 1926. Differenza tra le virtù e la divina volontà. Stavo pensando tra me. Il mio dolce Gesù dice tante cose grandi, mirabili, altissime, meravigliose della volontà di Dio. Eppure a me sembra che le creature non hanno quel concetto che essa merita, né quell'impressione grande delle meraviglie che in essa ci sono. Anzi, pare che la mettono
alla pari delle virtù, e forse ci tengono più ad esse che alla santissima volontà di Dio. Ed il mio sempre amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, vuoi sapere il perché? Perché non hanno il palato purgato e sono abituate ai cibi ordinari di questo basso mondo, quali sono le virtù, e non ai cibi celesti e divini, qual è il mio volere. Questo cibo celeste è gustato solo da chi la terra, le cose e le stesse persone sono tenute da lei come un non nulla, oppure tutte in ordine a Dio. Le virtù che si possono praticare sulla terra di rado sono escluse da fini umani, da stima propria, da propria gloria, amore di comparire e di piacere a persone. E tutti questi fini sono come tanti gusti al palato ordinario dell'anima, e molte volte si opera più per questi gusti che per il bene che contiene la virtù. Ecco perciò fanno più breccia le virtù, perché la volontà umana guadagna sempre qualche cosa. Invece la mia volontà, la prima cosa che atterra è la volontà umana, e non tollera nessun fine che dia di umano. Essa è di cielo e vuole mettere nell'anima ciò che è divino e al cielo appartiene. Sicché il proprio io resta digiuno e si sente morire, onde sentendosi morire e perdendo la speranza che nessun altro cibo le resta, si decide di prendere il cibo della mia volontà. E come lo prende? Essendo il suo palato purgato, allora sente il gusto del cibo della mia volontà. Ed è tanto che non lo cambierebbe a costo della propria vita. La mia volontà non sa accordarsi con le cose basse e piccole che si possono fare sulla terra, come fanno le virtù, ma essa vuol tenere tutto e tutti come sgabello ai suoi piedi e cambiare tutto l'interno dell'anima e le stesse virtù in volontà divina. In una parola, vuole il suo cielo nel fondo dell'anima, altrimenti resterebbe inceppata e non potrebbe svolgere la sua vita divina. Quindi la gran differenza che c'è tra le virtù e la mia volontà, tra la santità delle une e dell'altra, è questa. Le virtù possono essere delle creature, possono formare al più una santità umana. La mia volontà è di Dio e può formare una santità tutta divina. Quale differenza? Ma siccome le creature sono abituate a guardare nel basso, perciò fanno loro più impressione le piccole lucerne delle virtù che il gran sole della mia volontà. Onde dopo mi sono trovata fuori di me stessa nell'atto che sorgeva il sole. Tutte le cose cambiavano aspetto. Le piante restavano brillantate, il fiore riceveva la vita del suo profumo e del diverso colore che a ciascun fiore portava la luce del sole. Tutte le cose ricevevano a sorsi la vita della luce del sole per svilupparsi e formarsi. Eppure, una era la luce, uno il calore, null'altro si vedeva. Ma da dove scaturivano tanti diversi effetti, tante varie tinte che dava alla natura? Ed il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia mia, perché il sole contiene il germe della fecondità, il germe della sostanza di tutti i colori? Ma perché la luce è più grande dei beni che contiene, perciò li tiene eclissati tutti in sé. Non si può dare una cosa se non si possiede. Così il sole non poteva dare né la fecondità, né la dolcezza ai frutti, né il colorito ai fiori, né operare tante meraviglie sulla terra da trasformarla in un abisso di tenebre in un abisso di luce, se non conteneva in sé tutti gli effetti che produce.
Simbolo della mia volontà è il sole. Come sorge sull'anima, così la vivifica, la imperla di grazie, le dà le tinte più belle di colori divini, la trasforma in Dio. Fa tutto d'un colpo, basta farla sorgere per farle operare cose meravigliose. Essa, col dare, nulla perde. Come niente perde il sole, col fare tanto bene alla terra, anzi, resta glorificata nell'opera della creatura. Il nostro essere è sempre nel perfetto equilibrio. Né cresce né può decrescere. Ma sai come succede? Immaginati un mare pieno fino all'orlo. Un vento investe la superficie e forma le onde, le quali straripano fuori del mare. Questo mare, siccome sorge, nulla ha perduto. E come le acque sono straripate fuori, così subito sono cresciute e si vedono allo stesso livello di prima. Così succede tra l'anima e Dio. Essa si può chiamare il piccolo vento che forma le onde del mare divino, in modo che può prendere quanta acqua vuole, ma il nostro mare rimarrà sempre al suo livello, perché la nostra natura non è soggetta a subire mutazioni. Perciò quanto più prenderai, più mi darai gusto e più io resterò glorificato in te. Onde dopo di ciò pensavo alla differenza che passa tra chi si fa dominare dalla volontà di Dio e chi si fa dominare dalla volontà umana. In questo mentre innanzi alla mia mente vedevo una persona curva, la fronte toccava le ginocchia, coperta da un velo nero, involta in una nebbia fitta che le impediva di vedere la luce. Poveretta, sembrava ubriaca e barcollante. Cadeva ora a destra, ora a sinistra. Veramente faceva pietà. Ora, mentre ciò vedevo, il mio dolce Gesù si mosse nel mio interno dicendomi: figlia mia, questa è l'immagine di chi si fa dominare dalla propria volontà. Il volere umano incurva tanto l'anima che è costretta a guardare sempre la terra. Sicché guardando la terra, questa conosce e la ama. Questa conoscenza e questo amore formano tante esalazioni e formano quella nebbia fitta e nera che tutta la involge e le toglie la vista del cielo e la bella luce delle verità eterne. Perciò la dote della ragione umana resta ubriaca delle cose della terra e quindi non ha il passo fermo e barcolla a destra e a sinistra e più si involge nelle tenebre fitte che la circondano. Perciò non c'è sventura più grande che un'anima che si fa dominare dalla sua volontà. Invece tutto al contrario, chi si fa dominare dalla mia volontà. Essa fa crescere l'anima dritta, in modo che non può piegarsi verso la terra, ma guarda sempre il cielo. Questo guardare sempre il cielo forma tante esalazioni di luce che tutta l'involgono. E questa nube di luce è tanto fitta che eclissando tutte le cose della terra le fa tutte scomparire. E per contraccambio le fa ricomparire tutto ciò che è cielo, sicché si può dire che il cielo conosce e tutto ciò che al cielo appartiene ama. La mia volontà rende il passo fermo, quindi non c'è pericolo che l'anima possa barcollare minimamente. E la bella dote della ragione sana è tanto illuminata dalla luce che l'involge che passa da una verità all'altra. Questa luce le scopre arcani divini, cose ineffabili, gioie celesti. Perciò la più grande fortuna di un'anima è il farsi dominare dalla mia volontà. Essa tiene la supremazia su tutto, occupa il primo posto d'onore in tutta la creazione, non si sposta mai dal punto da dove Dio l'ha uscita. Dio la trova sempre sulle sue ginocchia paterne a ricantargli la sua gloria, il suo amore e la sua eterna volontà. Onde stando sulle ginocchia del Padre Celeste, il primo amore è a lei, i mari di grazie che continuamente straripano dal seno divino sono i suoi, i primi baci, le carezze più amorose, sono proprio per essa, solo per lei. Ci è dato di affidare i nostri segreti, essendo la più vicina a noi,
e la più che sta con noi. Le facciamo parte di tutte le cose nostre, e noi formiamo la sua vita, la sua gioia e felicità, ed essa forma la nostra gioia e la nostra felicità, perché essendo la volontà sua una con la nostra e possedendo il nostro volere, la nostra stessa felicità non è meraviglia che possedendo l'anima la nostra volontà ci possa dare a noi gioie e felicità, e quindi ci felicitiamo a vicenda. Bene, questo splendido brano è molto lungo, oltre che molto denso e impegnativo, per cui ho interrotto la lettura poco più che a metà del brano. Necessariamente questa meditazione deve essere in due parti, perché altrimenti la lettura esaurirebbe quasi completamente il tempo opportuno per una meditazione e resterebbe veramente poco spazio per poter meditare queste cose davvero grandi che il Signore spiega in questo, che è certamente uno dei passi fondamentali del Libro di Cielo. Io ho sempre detto, insomma, che questi scritti sono certamente come una grandissima catena montuosa che si svetta proprio, che svetta al di sopra delle valli e delle pianure, ma ha dei picchi, ha delle cime, no? Come in ogni catena montuosa, quindi ha dei punti di particolare altezza, no? Come i punti più alti di un elettrocardiogramma. Ecco, questo brano potrebbe, insomma, certamente aspirare ad occupare una delle vette, diciamo, altine, ecco, perché appunto contiene delle spiegazioni essenziali, alcune molto profonde, come dice il titolo, appunto inerenti la differenza che c'è tra le virtù e la divina volontà, e non solo. Ecco, questa è la prima parte, no? Qui nella seconda abbiamo visto la differenza, per esempio, tra chi si fa dominare dalla volontà di Dio e chi si fa dominare dalla volontà umana. Sono questi i due temi di oggi, no? Ecco, si vede che sono chiaramente distinti, perché a un certo punto, appunto, Luisa dice onde, ecco, onde, abbiamo avuto due onde tra la prima e la seconda parte. Nella seconda parte c'è l'immagine del sole, no? Che per la potenza della luce che ha provoca una marea di effetti che certamente trascendono semplicemente il suo essere solo fonte di luce, no? Come dare il colorito ai fiori, la dolcezza ai frutti, eccetera, eccetera, no? E poi c'è la terza parte, appunto, che spiega la differenza tra il vivere sotto il dominio della volontà di Dio e sotto il dominio della volontà umana. E l'immagine qui della persona curva, la fronte che tocca le ginocchia, un velo nero, sembra richiamare, no? C'è un episodio evangelico della guarigione, appunto, della donna curva. Ci sono anche delle categorie, diciamo, psicologiche appartenenti alle scienze umane, no? Una persona che è ripiegata su se stessa, quante ce ne sono, no? Che è proprio l'immagine dell'infelicità, proprio l'immagine della persona poverina bloccata, triste, veramente incapace di buone relazioni, di vivere le cose belle della vita in maniera sana. E soprattutto incapace di alzare gli occhi al cielo, perché una persona che è curva guarda per terra, come spiega Gesù, no? E non alza quindi gli occhi al cielo, a differenza di una persona che vive dominata dalla divina volontà, che sta in posizione retta, sta, un'immagine, diciamo, cara agli esseri umani, a testa alta non perché altera o superba, appunto, ma perché piena di vita e con lo sguardo sempre rivolto al cielo. Andiamo con ordine, però, ecco, appunto, a cercare di attraversare questi tre aspetti.
La prima, attenzione, la differenza tra le virtù e la divina volontà. Nessuno pensi che Gesù affermi che vivere nella divina volontà, come dire, cosa che prescinde dall'esercizio delle virtù e dallo sforzo per conseguirle. Questo non è possibile, insomma, perché la santità consiste nell'esercizio eroico delle virtù. Quello che Gesù spiega è che la divina volontà, quando opera in un'anima, libera, diciamo che raffina le virtù e le libera da tutto ciò che ne quasi neutralizza il valore che hanno davanti a Dio. Allora, queste sono cose, io spero che chi ascolti innanzitutto comprenda queste cose, no? E poi abbia l'umiltà e anche la capacità, ma soprattutto l'umiltà, di applicare queste cose a se stessi per fare un sincero e nudo esame di coscienza. Perché qui si tratta di cose molto sottili, di cose molto spirituali, e noi dobbiamo avere una grande onestà e un grande spirito di sincerità. Il Salmo 50 dice: tu vuoi la sincerità del cuore, nell'intimo mi insegni la sapienza. Il bellissimo Salmo 50. Ricordiamo queste parole: tu vuoi la sincerità del cuore. Dio sa tutto di noi, non c'è bisogno che glielo diciamo noi qualcosa di noi stessi. Il problema è che noi non sappiamo tutto di noi, e quindi, non sapendo tutto di noi, anche quando ci relazioniamo con Dio, la nostra relazione non è autentica al 100%, non è sincera, perché non è fondata sulla verità. Allora, il passaggio fondamentale è questo: le virtù che si praticano sulla terra, non di rado, anzi, non di rado, ma di rado sono escluse da fini umani. Ecco il punto fondamentale. Cercherò, se il Signore mi aiuta, di fare qualche esempio proprio, no? Quali sono questi fini umani? La stima propria, la propria gloria, comparire e piacere alle persone, questo è uno dei più frequenti. E che cosa succede? Che quando io pratico la virtù per una di queste cose, questa non dà gloria a Dio, non alimenta la grazia e la santità, ma dà gloria a me. Sono gusti per il palato dell'anima. E molte volte si opera più per questi gusti che per il bene che contiene la virtù. Allora, gli esempi macroscopici di questa cosa li fa già Gesù nel Vangelo. Allora, quando pregate, non fatevi notare, non pregate negli angoli, cioè non soltanto la cosa macroscopica che facevano i farisei di allora e anche oggi si vedono, no, da parte degli ambienti più osservanti dell'ebraismo, che probabilmente non si rendono neanche conto di queste cose, no? Ma Gesù che cosa dice? Se tutti ti vedono che preghi in un contesto religioso, diranno tutti quanti: mazza quello quanto è santo, prega. E quindi che succede? E tu te ne accorgerai, insomma, o magari ti arriverà anche qualche ritorno di questi apprezzamenti, e il tuo io gongola, perché dice: hai visto come pensano che sono santi? Gode di questo, c'è niente da fare. Allora dice: vatti a chiudere dentro la camera, fai in modo che la tua preghiera non sia vista da nessuno, ma solo da tuo padre che vede nel segreto. Perché? Perché solo quella preghiera è pura, cioè tu la fai davanti a Dio solo per amore suo, e credendo che lui ti ascolta, esponendogli i tuoi problemi, facendogli le tue richieste, senza che nessuno lo sappia. Hai praticato la virtù della preghiera, che è una delle tante, diciamo, delle tante parti della virtù della religione, che a sua volta è la parte più nobile della virtù cardinale della giustizia, tanto per fare anche un pochettino di chiarezza teorica, no? Poi Gesù fa l'esempio del digiuno, tutti quanti gli atti proprio più religiosi, no? Quelli che si sfigurano la faccia. Adesso non serve sfigurarsi la faccia, ma diciamo così, i nostri digiuni ordinariamente non devono essere né conosciuti né ostentati, salvo evidentemente che non ci sia, come dire, una situazione di reale necessità, no? E noi dobbiamo fare attenzione, perché se io, come dire, anche senza dirlo, intelligentemente lo faccio notare, lo faccio capire perché
e come dire, sto cercando, diciamo, quella soddisfazione che viene dalla percezione che qualcuno mi ritenga bravo e santo, ecco la virtù umana. Ed ecco che si perde il merito davanti all'Altissimo. Cioè, le virtù praticate alla umana e non alla divina, davanti a Dio non contano quasi niente. Ecco perché sono alimento del nostro io, purtroppo. Anche l'elemosina, no? L'elemosina non va pubblicizzata, non va suonata la tromba. Ma così tutte quante le altre cose, possiamo pensare al servizio che uno fa in parrocchia, pensiamo alle nostre parrocchie. Quanta gente, diciamo così, anche chi va a leggere le letture. In alcune parrocchie, insomma, fanno le gare, insomma, no? Può diventare una passerella? Purtroppo può diventare una passerella. Speriamo di no. Quindi non possiamo mai giudicare le singole persone, perché noi non vediamo i cuori, no? Ma c'è il pericolo che diventi una passerella? È certo. Perché andare a leggere la lettura, insomma, uno si sente importante, si sente ammirato. Se legge bene gli dicono pure: ma quanto sei bravo, quanto leggi bene, eccetera eccetera, no? Gli esempi qui si possono proprio veramente moltiplicare all'infinito. I fini umani, quindi il ritorno, la compiacenza alle persone o il comparire, il farsi notare, cioè il fare in modo di attirare l'attenzione, perché qualcuno dice: ma guarda questo che è bravo. Ora, questo che ho detto qui, ci vuole tanta umiltà. È chiaro che questa meditazione deve essere poi proseguita davanti al Santissimo Sacramento, dove ci facciamo un bello spogliarello spirituale davanti a Gesù e ci mettiamo nella verità dicendo: senti, vediamo un po', quante volte io veramente cerco queste cose, oppure nelle intenzioni profonde del mio cuore cerco soltanto il Signore. Guardate che la nostra coscienza questo lo sa, il problema è che non ci mettiamo in ascolto di essa e ci montiamo e diciamo subito: non sentiamo queste cose, no, queste io no. Certo, ci sono tante persone che fanno così, ma io no, io le virtù le faccio, le dico tutte bene, per amore di Dio, per carità, a me non c'è niente di tutto questo. Ecco, e qui siamo subito a un punto di partenza profondamente sbagliato, perché se Gesù ne parla, e ne parla in termini così incisivi, così fermi, è perché questo è un problema diffuso. Altrimenti non ne parlerebbe. Ecco perché le virtù possono formare al più una santità umana. Certo, se uno comunque ne pratica tante, comunque l'atto virtuoso rimane comunque atto virtuoso, anche se è macchiato di questa cosa, no? E quindi se uno ne moltiplica a iosa, comunque certamente un atto virtuoso comunque sia non è un peccato oggettivo, quindi non è che ti porta all'inferno, quindi Gesù per far capire bene, no? Però è una santità molto umana, cioè tu non respiri, non vedi, dici: ma questo è un uomo di Dio, questa è una donna di Dio, non l'avverti questa cosa qui proprio in maniera così netta, distinta. E questo accade quando invece si opera nella divina volontà, perché Gesù spiega: la mia volontà terra la volontà umana e non tollera che nessun fine che dia di umano. Tu questo cominci a percepirlo e quindi distruggi queste cose, non le puoi fare più, non le puoi e non le vuoi fare più, cominciano a darti fastidio. Cioè, una persona capisce questa cosa qui. Ecco. Il tempo non ci permette di approfondire adeguatamente, anche perché è un'immagine ricorrente anche altrove, quella del sole come simbolo della divina volontà, no? Ecco, comunque, solo un passo, una piccola considerazione, riprendiamo un'espressione di Gesù, no? Quando sorge sull'anima la vivifica, la imperla di grazie, le dà le tinte dei più bei colori divini e la trasforma in Dio. Fa tutto d'un colpo, basta farla sorgere per farle operare cose meravigliose. Come il sole. Quindi c'è questa trasfigurazione, no? Bellissima anche il mistero della trasfigurazione. Cioè tu fai le stesse cose di prima. Non bisogna pensare che la vita nella divina volontà comporti, come dire, un cambiamento esteriore, materiale o, come dire, o anche...
circostanziale, non so come dire per farmi capire, no? Di quello che si fa. Il prete che vive nella divina volontà continua a fare il prete, se fa il parroco continua a fare il parroco, d'accordo? Non è che si mette a fare cose strane. Una mamma di famiglia, un papà di famiglia, un professionista, un lavoratore che voglia vivere nella divina volontà, non è che dobbiamo pensare che faccia chissà che cosa, o che si metta a fare come Luisa, che Nostro Signore l'aveva tolta da tutto per non farle fare altro. Dice: allora devo cominciare a fare come Luisa, che dalla mattina alla sera faccio 100 miliardi di atti, 300 milioni di giri e faccio tutti i giorni e tutte 24 ore della passione. Questo è impossibile, questo qui no. Cioè, Gesù questo l'ha fatto fare a Luisa, perché Luisa doveva farlo come pioniera, come prima creatura puramente umana e come noi, insomma, nella nostra stessa condizione a vivere in questa realtà. È stata da Gesù per questo formata, è stata messa anche nella condizione oggettiva di poterlo fare. Quindi, chiuso dentro una stanza, dentro un letto, mi si perdoni, quando c'è niente da fare dalla mattina alla sera, che fai? E cominci a girare dappertutto e dai a Gesù, e rifai tutti gli atti, tutta la gloria che dovremmo dargli noi, e che lo facciamo poco e che, e che non facciamo questa cosa, no? Ecco, è chiaro che chi è nella divina volontà imparerà a costellare la sua giornata di atti, di fusioni, di piccoli giri o cose di questo genere, cambierà il suo modo di pregare, imparerà a fare un po' di silenzio interiore, a cercare la divina volontà anche nelle piccole cose, si prenderà i suoi spazi di silenzio, diciamo, profondo, per raccapezzarci qualcosa e per non perdere mai la bussola. Però fondamentalmente cambia il come e il perché si fanno le cose, e il per chi. Questo l'abbiamo visto tante volte nelle meditazioni dei primi volumi, quando Gesù formava appunto l'anima di Luisa, no? Perché e per chi tu fai una cosa e come la fai. Ecco, e poi la grande differenza tra chi si fa dominare dalla volontà umana e dalla volontà divina, e poi dobbiamo concludere perché altrimenti la meditazione si appesantisce. La donna curva, chi cammina incurvato su se stesso, guarda la terra, e se guardi la terra, ricordiamo sempre che gli occhi materiali o gli occhi spirituali sono la finestra attraverso la quale sorgono i desideri, e i desideri portano con sé, trascinano dietro di sé la volontà. Quindi attraverso lo sguardo tu conosci qualcosa, la desideri, la appetisci e poi la vuoi. Questo è il processo che si forma in tutti noi e funziona per tutti così. È chiaro che se tu l'immagine della donna curva guardi per terra, quindi stai intento alle cose della terra, come dice San Paolo, tutti intenti alle cose della terra, terrene, terra, terra desidererai, terra vorrai, d'accordo? Terra non ovviamente nel senso di suolo, no? Ma come dice Gesù, ecco qui, l'immagine, le preoccupazioni terrene, mo man malo, mo non man malo, che brutta questa cosa, mo mi devo preoccupare di questo, mo di quell'altro, devo arrivare alla fine del mese, lo stipendio, e poi vorrei sposarmi, non trovo nessuno, e poi vorrei fare questo, non riesco a farlo. Le classiche, diciamo così, qui non stiamo parlando, mi raccomando, non stiamo parlando di, come dire, se mi si passa il termine, un po' di origine biblica, neotestamentare, non stiamo parlando di pagani peccatori che vivono lontani e quindi sono immersi nei bagordi, nei vizi brutti, nelle crapule, nell'impurità. Anche questo è vivere di terra in senso forte, no? No, qui non è vivere di terra in senso forte, ma è vivere di terra in senso una vita piccina, d'accordo? Una vita piccola, una vita misera, una vita sempre dedita a pensare, ad occuparsi di cose molto molto umane, molto molto terra terra. Questa purtroppo è la vita quasi universale, insomma, di tutti, no? Ma come sono queste vite? Dove sono le persone felici? Cioè, quando noi ci chiediamo dove sono le persone sante, potremmo anche fare come sinonimo, perché la santità è gioia. Dove sono le persone felici? No, le persone che fanno qualche risata sguaiata per stordirsi, no? Ma le persone veramente felici, le persone piene, le persone belle, realizzate, dove stanno? Se una persona campa così,
curva e intenta alle cose della terra, sicuramente non apparirà come una persona felice, realizzata e contenta. Perché l'anima dritta guarda sempre il cielo, e questo guardare sempre il cielo, avere sempre questa mira, quindi vedere tutte quante le cose trasfigurate nell'ottica celeste, anche le più piccole, anche le più comuni, anche le più ordinarie. Allora, dice, chi vive in questo modo, succedono due cose, o delle cose della terra non se ne occupa proprio, d'accordo, il che insomma a volte è un pochino difficile, no? Oppure se ne occupa solo in quanto riferite o riferibili a Dio. Allora, va bene. È un'anima che vive in questo modo, ogni giorno nuove luci, nuove arcane divine, nuove gioie, nuove cose ineffabili. È così. È un'anima che conosce l'amore di Dio, perché Dio glielo fa percepire. Cioè, quando noi non percepiamo mai l'amore di Dio, adesso non voglio dire questa cosa perché poi chi la sente si angoscia, d'accordo, e comincia a dire, ah, ma allora com'è la mia vita? Cioè, si cerchi di capire, insomma, bene. Non è un voler far sentire l'angoscia, ma è un voler, come dire, aiutare le persone a capire, perché Dio ci ama. Se io non lo percepisco il suo amore, non è che lui non ce l'ha nei miei confronti, ma è che non mi metto nelle condizioni di poterlo ricevere. Se io sto tutto il giorno a pensare alle cose della terra, ma è chiaro che l'amore di Dio a me non mi arriva. Quindi non è che devo pensare che sono chissà quale disastro, cioè a volte si tratta di cose più piccole di quelle che noi pensiamo. Invece quando una persona comincia a camminare a testa alta, guarda il cielo, guarda la divina volontà, comincia a respirare quest'aria divina, questa luce soprannaturale, si sente avvolta dall'amore di Dio. Non a tutti, insomma, Gesù dà i baci come dava Luisa, penso che questa sia una cosa che riguardi un pochino pochi, però, tra virgolette, cioè i mistici baci, quindi non quelli, insomma, ma ciò che il bacio significa, quindi quelle tenerezze, quel senso di amore, quel farti percepire l'amore, le anime che cominciano a vivere nella divina volontà, questo lo sento, lo vivono. Ecco, quindi tutto sta e da chi ci facciamo dominare noi, questa è la nostra scelta, d'accordo? Perché alla donna curva, come in tanti altri episodi evangelici, sì, Gesù certamente la guarisce. Ma Gesù guariva le persone a due condizioni: primo, che volessero guarire, e molto spesso che chiedessero di guarire, e secondo, che credessero che lui aveva il potere di guarirle. Quindi anche il vivere una vita curva o una vita retta, a testa alta, se vogliamo usare questa espressione, così ce la ricordiamo, dato che è un'espressione che attrae tutti noi mortali, insomma, perché è bella l'immagine di una persona che sta dritta a testa alta. E questa è una scelta che facciamo noi. Se dovessimo oggi sorprenderci a fare una vita incurvata, non c'è nessuna prescrizione medica, anzi, né obbligo di mantenere questo stile di vita. Possiamo, se vogliamo, fare altro e imboccare un percorso, una direzione di vita diversa e certamente molto migliore. Vergine Maria, ti chiediamo la grazia, ecco, di essere liberati
dai modi molto umani, ecco, di vivere e praticare le virtù come Gesù ci ha ammonito, e soprattutto ti chiediamo la grazia di entrare dentro noi stessi e guardarci bene dentro per vedere se c'è questo problema e quanto è serio questo problema in noi. E poi, sempre l'altro punto di meditazione che richiede la nostra attenzione, è rinnovare oppure fare la scelta di non vivere più una vita incurvata, ma di cominciare, ecco, a fissare il cielo a testa alta, fissando quello che Dio vuole e quello che Dio ci propone, che è quanto di più bello si possa concepire e immaginare. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.